Avete perso uno o più denti e il vostro dentista vi ha detto che gli impianti potrebbero essere la soluzione migliore per il vostro caso. Questo video mette a confronto gli impianti dentali con altri trattamenti e descrive che cosa vi potete aspettare da un impianto dentale. Un dente naturale è formato dalla corona, la parte del dente che vediamo sopra la linea della gengiva, e dalla radice, che tiene il dente nell'osso. Nel sostituire un dente mancante, il dentista crea una corona artificiale. Ma come viene tenuta in posizione questa corona artificiale? Tradizionalmente questo problema veniva risolto mediante un ponte fisso o una protesi rimovibile. La protesi parziale rimovibile è formata da denti artificiali attaccati su un manufatto che viene agganciato ai denti naturali adiacenti. Le protesi totali sono solitamente mantenute in posizione tramite adesivi provvisori. Molti pazienti hanno problemi con le protesi rimovibili a causa della loro instabilità. Questo può provocare insicurezza, imbarazzo e difficoltà nell'assumere alcuni cibi. In caso di ponte fisso, i denti naturali adiacenti al sito di sostituzione vengono tagliati e modellati per fare da base alle corone cementate. I denti artificiali vengono attaccati a queste corone per formare un ponte, che viene quindi cementato in posizione. Questa soluzione dà una sensazione più permanente rispetto alle protesi rimovibili, ma richiede di posizionare delle corone su denti sani adiacenti. Nessun trattamento sembra ideale. Esiste un modo migliore? Molti dentisti come il vostro sanno che c'è un modo migliore: gli impianti dentali. L'impianto viene posizionato nell'osso dal dentista e nei successivi 3-6 mesi l'osso aderisce all'impianto. Poi il dentista inserisce un moncone nell'impianto su cui successivamente verrà applicata una corona, protesica o una protesi. Gli impianti dentali possono essere utilizzati per sostituire un solo dente o più denti. Gli impianti possono aiutare anche coloro che hanno problemi con le protesi totali. Grazie al posizionamento di due impianti, una protesi totale già esistente e scomoda a causa della sua mobilità può essere tenuta saldamente mediante una clip attaccata alla protesi. A partire dagli anni 70 sono stati posizionati centinaia di migliaia di impianti, ma è nel 1985 che si è verificata una svolta rivoluzionaria nell'odontoiatria, la realizzazione dell'innovativo impianto dentale Vicon. Cosa rende l'impianto dentale Vicon differente da altri impianti dentali? In una parola, semplicità. Semplicità nel design e semplicità nel trattamento. L'impianto Vicon utilizza un principio noto come connessione conica per fissare il moncone all'impianto. Nessuna parte mobile, nessuna vite da regolare. Questa è la semplicità del design. Il vostro dentista può usare le tecniche protesiche convenzionali per completare il restauro. Questa è la semplicità del trattamento. Anche voi parlerete e sorriderete con sicurezza. Mangerete tutti i vostri cibi preferiti senza difficoltà o imbarazzo. Godrete del comfort, della sicurezza e di una sensazione naturale. Tutto ciò è reso possibile dall'impianto dentale Vicon.